Salve ragazzi e bentornati su videogiochitalia.it. Io sono Hans, ospite di oggi del nostro ormai consueto appuntamento con doppiatori e personalità del mondo videoludico è Alessandro Zurla, doppiatore di professione. Alessandro nasce a Bologna il 12 luglio del 1982 e si avvicina al mondo della recitazione e del doppiaggio frequentando la scuola Accademia 96 a Bologna. Dopo vari percorsi e corsi formativi per quanto riguarda il mondo del doppiaggio e della recitazione, si trasferisce a Milano, ovviamente per motivi di lavoro. Alessandro Zurla ha doppiato vari personaggi nel mondo videoludico, tra questi ovviamente quelli più blasonati sono Alan Wake, ma anche recentemente Owen di The Last of Us Parte 2. Inoltre ha prestato la voce a Stefano Valentini, diciamo il cattivo di Devil Within 2, ha prestato la voce a Dempsey in Call of Duty, Black Ops 1, 2, 3 e tanti altri. Ebbene, per me è davvero un onore ospitarlo qui su Videogiochi Italia, perché è inutile dirvelo ragazzi, quando ho giocato Alan Wake avevo 17 anni. Io ora ne ho 27, sono passati 10 anni, io quel gioco praticamente con i miei amici l'ho bruciato. Non so quante volte ho giocato il gioco e i due DLC che ricordo ancora il nome, il segnale e lo scrittore. Cioè, praticamente lo so a memoria. E sentire Alessandro e la sua voce, che mi ha fatto praticamente compagnia per interi pomeriggi, è stato davvero emozionante. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con la prima domanda dell'intervista. Prima di iniziare un piccolo appunto, trovate anche in descrizione l'articolo completo qualora voi voleste leggerlo in formato scritto, mediante il nostro sito www.videogiochitalia.it. E quindi iniziamo con la prima domanda, che come dico spesso è piuttosto scontata, ma comunque necessaria per iniziare un discorso e per scoprire qualche retroscena sui nostri ospiti. Quindi ti chiedo, caro Alessandro, cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo del doppiaggio? Ciao a tutti! Che cosa mi ha spinto? Diciamo che sin da bambino a me piaceva un po' esibirmi, improvvisavo spettacoli teatrali per i miei compagni di classe all'elementare, avevo 8-9 anni, quindi anche le cose che vedevo a teatro quando ci portava alla scuola, così mi era sempre piaciuta la dimensione drammatica o comunque estetica di comunicare, di trasmettere certe cose. E poi l'incontro con i Cavalieri dello Zodiaco fece il resto, perché rimasi fulminato appunto dall'epicità delle voci, dei dialoghi, quello che si diceva, le situazioni, la fantasia, e pian pianino ho cominciato ad appassionarmi alle voci, ho cominciato a riconoscerle e abbastanza presto ho deciso che era una cosa che volevo tentare di fare e sono stato fortunato perché crescendo pian pianino con costanza sono riuscito a entrare nel mondo del doppiaggio. Sei particolarmente legato ai tuoi personaggi? Che tipo di rapporto hai avuto con Alan Wake? Raccontaci la tua esperienza. Sì, io tendo ad affezionarmi ai miei personaggi proprio perché è una cosa che ho sempre voluto fare, quindi già quando avevo doppiato tanti anni fa la serie di Mazinga, per dire, c'era questo ispettore Anko Kuji che mi sono divertito molto a fare, o anche il papà di Capeta, un cartone animato di Go-Kart, ma anche per dire fare... dire fare baciare lettere a testamento, no, per dire anche un prodotto come può essere una telenovela, tipo Una vita, c'era un personaggio molto buffo che mi piaceva, che era questo Leandro. In realtà quasi tutto quello che faccio, se è un personaggio continuativo, con i suoi momenti divertenti o anche più drammatici, mi affeziono. Alan sono particolarmente affezionato perché fu il mio primo personaggio grosso nell'ambito dei videogiochi, tant'è che l'anno scorso, visto che era il decennale dell'uscita del videogioco, già passati 10 anni, ho fatto un omaggio ad Alan e ho cominciato sul mio mini canale YouTube a mettere delle puntate di una specie di radiodramma con musiche ed effetti, tutto ricreato da me, con l'aiuto anche di attrici, mie amiche, Valeria Palmitessa, Chiara Leonetti, Chiara Francese anche. Abbiamo ricreato, ho cercato di ricreare tutta la storia, però riscoprendola 10 anni dopo, quindi con io cresciuto come persona e come professionista ho voluto fare questo piccolo omaggio e mi ricordo che all'epoca fui molto emozionato all'idea di avere un ruolo principale in un tipo di prodotto che tra l'altro mi piaceva molto perché aveva molte similitudini con Silent Hill, che era un gioco che avevo amato molto, quindi c'erano le atmosfere orrorifiche, c'era l'elemento dell'indagine, molto molto bello. Non l'ho mai giocato, ma mi è piaciuto molto farlo. Sappiamo che recentemente, come abbiamo detto poc'anzi, hai doppiato anche Owen di The Last of Us Parte 2. Puoi raccontarci un aneddoto riguardante a questo particolare progetto?
Molto bello Owen, bel personaggio, bellissimo il gioco The Last of Us 2. Mi è piaciuto tantissimo, è stato uno dei personaggi videoludici che mi sono piaciuti di più, insieme, che ne so, anche a Stefano Valentini o ad Amsey di Call of Duty, un altro personaggio molto divertente che faccio da tanti anni. O anche Ask di Star Wars Battlefront, credo fosse, però non vorrei dire sciocchezze. Ma Owen mi è piaciuto molto, mi è piaciuto sia perché abbiamo lavorato bene, curando molto tutta la lavorazione nei vari step, sia per le scene che aveva, molto intense, anche lì molto varie, più drammatiche, più divertenti. E un aneddoto simpatico che riguarda Owen può essere quando ho incontrato, dopo pochi turni che stavamo lavorando il prodotto, ho incontrato Katia Sorrentino, che nel gioco fa Mel, se non sbaglio, che è appunto la moglie, la compagna ufficiale di Owen. Insomma, senza fare spoiler per chi eventualmente non l'avesse giocato, sapendo come si comportava il mio Owen, che era un po' birichino, diciamo, mi incrociò nel corridoio e disse: "Ah, ciao, ma fai anche tu della Stovase?" "Sì, e chi fai tu?" "Faccio Owen." "Ah! Ish, ish, ish." E mi mimò un paio di ceffoni lì nel corridoio perché appunto disapprovava il comportamento del mio personaggio. Non so perché, però insomma, è stato, diciamo, questo un aneddoto simpatico legato alla lavorazione. Qual è stato il personaggio più difficile da doppiare e a quale sei più affezionato? Beh, allora, più affezionato, come già detto, ce ne sono diversi e adesso mi viene in mente anche il co-protagonista di un film, una commedia romantica indiana, molto bella, che si chiama Sir, sottotitolo italiano, credo Cenerentola Mumbai, una cosa del genere. Molto bello e mi è piaciuto molto da fare, mi è piaciuto molto farlo. Mentre invece più difficili, beh, allora, di sicuro uno che mi ha dato parecchie difficoltà è stato Sbandone del cartone animato Turbo Fast, questo è un cartone delle lumachine da corsa, e io facevo Sbandone. "Ah, questa lumaca che pensava che ci fossero gli alieni, che potesse essere rapito da un momento all'altro da tutti, ah!" E quindi, insomma, tutto isterico continuamente con queste bocche, che si aprivano, cantava, era sempre schizzato fuori di testa, e quello è stato abbastanza impegnativo, ma molto divertente. Invece, magari un altro tipo di difficoltà, diversa, più diciamo di tipo interpretativo, all'inizio è stato abbastanza difficile inquadrare il personaggio di Fiore nel telefilm The Preacher, perché è questo angelo che ha l'aspetto di un cowboy sostanzialmente. Molto strano, un po' sopra le righe, sempre un po' stonato, quindi aveva un modo di recitare particolare, non si sapeva bene, cioè era difficile capire che cosa volesse esprimere con ogni battuta, quindi quello è stato un tipo di difficoltà diverso, stimolante, però anche alla fine le cose comunque difficili, se c'è modo di lavorarle con attenzione, in realtà sono poi alla fine quelle che danno anche più soddisfazione. Quali sono i consigli che dareste a nuovi aspiranti doppiatori? Nuovi aspiranti doppiatori. Consiglio spassionato che do, che è anche necessario, ovviamente intraprendere un percorso prima ancora del doppiaggio, un percorso che riguardi la recitazione, quindi studiare dizione, studiare teatro, fare anche delle esperienze che coinvolgano tutto il corpo, la mente, il cuore, lo spirito, insomma tutto quanto può servire a espandere, studiare. Ovviamente in particolar modo l'utilizzo della voce, quindi anche può essere anche il canto utilissimo o comunque tutto quello che serve a un corretto uso dello strumento vocale. E per quanto riguarda diciamo, l'iter del doppiaggio vero e proprio, ognuno ha un po' una propria storia. Diciamo che sostanzialmente uno acquisisce tutto quello che gli serve da un punto di vista recitativo, poi fa un corso specifico dedicato al doppiaggio, dopodiché comincia a fare provini, a farsi conoscere, eccetera, eccetera, e poi insomma la storia di ognuno può differire. E una cosa che consiglio più che altro in senso generale è qualora anche uno dovesse riuscire a lavorare,
a trovare una propria dimensione, eccetera, eccetera, di continuare comunque a coltivare i propri progetti, che possono essere anche non legati strettamente alla recitazione o al doppiaggio, ma non so, possono essere cose legate alla radio, al disegno, alla scrittura, tutto quello che può, anche alla regia, insomma, tutto quello che può continuare a nutrire, a dare stimoli, perché alla fine non è tanto quello che puoi ottenere dalla sala quando vai a registrare che ti può far crescere, cioè ti può far crescere da un punto di vista professionale, tecnico, eccetera, eccetera, ma il più delle volte siete voi a dover portare qualcosa nella sala, cioè voi, siamo noi, insomma, chi va a microfono deve avere un proprio bagaglio di entusiasmi, di competenze, di energie che deve trasferire su pellicola, per modo di dire pellicola in senso lato. E quindi quello che consiglio è comunque di cercare di rimanere sempre vivi e carichi e pulsanti, ecco, per usare parole un po' altisonanti. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ma prima di andare vorremmo sapere un curioso aneddoto sulla tua carriera da doppiatore. Raccontaci un po'. Ah, un curioso aneddoto. Allora, grazie a voi, innanzitutto, di Videogiochi Italia. Curioso aneddoto, beh, una cosa simpatica era una consuetudine che era saltata fuori con Andrea Bolognini, un collega che non so in realtà se ancora faccia doppiaggio, ma insomma a suo tempo ci era capitato spesso di trovarci a Leggi insieme, quando ancora si stava a Leggi insieme, prima del Covid. E diciamo che da giovani doppiatori, giovani virgulti, per spalleggiarci a vicenda avevamo trovato questo metodo durante i brusii o le scene di lotta, nei cartoni animati o un film, insomma dovunque ci fosse da urlare sostanzialmente, avevamo adottato questa tecnica molto intelligente che era in sostanza sollevarci le rispettive maniche e poi, siccome all'Egio c'erano spesso delle puntine per fermare i fogli, per rendere più credibili e più realistiche le nostre reazioni, ogni volta che uno dei due doveva urlare, l'altro, zacchete, lo trafiggeva o strappandogli anche dei peli. Insomma, qualsiasi cosa potesse procurare dolore per metodo Stanislavski, aumentare la veridicità delle urla o delle grida di ciò che, insomma, usciva di bocca. Ecco, questo può essere un ricordo simpatico a livello di aneddoto. Grazie ancora e ciao, buone cose a tutti. Bene ragazzi, anche questa video intervista è giunta al termine. Io vi ricordo come al solito di fare mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun video. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate anche il nostro sito, ovvero videogiochitalia.it, dove potete trovare tantissime interviste, recensioni, anteprima e ovviamente anche le notizie più aggiornate per quanto riguarda il mondo videoludico. Un saluto dal vostro Hans e ci rivediamo ad una prossima video intervista, perché fidatevi ragazzi, in cantiere, tra virgolette, ne ho davvero tante. Un saluto dal vostro Hans. Alla prossima!